Ciao a tutte ragazze! Oggi voglio farvi vedere i prodottini che abbiamo ordinato alla MUA sul sito della MUA, della Makeup Academy, con Ilaria pochi giorni fa. Beh, oddio, un paio di settimane fa. Io non ho avuto il tempo di farvi il video, quindi ve lo faccio solo ora. Se sentite dei rumori inquietanti di sottofondo è il gatto che ha deciso che ora è il momento di mangiare i croccantini, ora che io devo girare il video. E dunque, parto subito. E vi faccio vedere la matita per le sopracciglia, che è questa qui. La matita, eccola qui, è quella per capelli biondi. Si chiama infatti Blonde. Ci provo a mettervi a fuoco, va bene. È un marrone in base abbastanza calda come matita per le sopracciglia. Ed è questa qua. Eccola qui. La matita è molto morbida. Ora vedete altri swatch sulla mano, dopo capirete perché. La matita è molto molto morbida. Per essere una matita per sopracciglia, secondo me è leggermente troppo morbida. Però credo che sia anche perché fanno 170 gradi già a Roma. E quindi dovete temperarla spesso. Oggi l'ho provata, l'ho messa, sono uscita e tutto. In realtà ha tenuto bene, quindi non è colata. Cosa che pensavo quando l'ho provata, perché dico così morbida. L'inci forse è meglio che non ve lo dica. Se usate solo prodotti verdi, lasciate perdere proprio. Non è la marca giusta per voi. È una marca inglese low cost, quindi insomma l'inci non è che sia il massimo. Questa, volevo farvi vedere la differenza con questa qui invece della Catrice. Questa qui è sempre per sopracciglia e la versione bionda, a parte che è un po' più dura la matita, vedete un marrone un po' più freddo, un po' più scuretto rispetto a quest'altra che invece è più chiara. Il colore mi piace, ve le faccio vedere così magari. Vedete, una è più calda, questa della MUA, e questa qua invece di Catrice è un pochino un marrone un po' più freddo. Comunque devo dire che sono ottime tutte e due. Comunque questa della MUA mi è piaciuta, il colore va bene per me. Niente, carina, una sterlina, quindi neanche un costo eccessivo. Poi abbiamo voluto provare... Ah, comunque l'aria mi pare che ha preso quella più scura, quindi ve la farà vedere. Questa qui, che è il correttore liquido, è del tipo pennellino, giri giri, lui esce. È un correttore in un'unica colorazione, molto chiara, che per la mia pelle, qua, per la mia pelle va più che bene. Quando lo stendete diventa quasi una cipria, sembra, sopra. Mi piace molto, devo dire che mi è piaciuto moltissimo. Le occhiaie le copre bene, non ha una durata eccezionale. L'inci schifido ovviamente, siliconi, schifezze varie. Comunque, devo dire che nel complesso mi è piaciuto molto. L'ho usato un paio di volte, quindi insomma... No, forse tre volte. Però, diciamo che rispetto a tanti altri correttori, anche correttori da 4 soldi, insomma, devo dire che questo... Ma ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ora il prezzo mi pare sia sulle 2 sterline 50, una cosa del genere. Comunque non tantissimo. Carino. Unico problema, ecco, è per chi ha la pelle troppo scura, non è indicatissimo. Infatti per Ilaria, per esempio, che è più scura di me, è un po' troppo chiaro. Però se siete chiare, bianche, cadaveriche, tipo me, il colore è perfetto. Poi. Ah, poi vi faccio vedere questo, che è un eyeliner in gel, più che altro sono glitter. Io ho preso quello verde ed è lo shade numero 8. Sono carinissimi, sono... Vedete com'è? Vabbè, ora facciamo così. Sono dei glitterini. Io ho preso questo verde smeraldo perché sembrava un colore carino, comunque un po' insolito. Vabbè, ora l'ho messo un po' così, tanto per farvi vedere il colore, vedete? Sono dei glitterini che secondo me sono carinissimi da mettere sopra a un ombretto, per esempio verde o azzurro, insomma, per dare quel po' di colore, un po' di brillantini. Che dire, sugli occhi non l'ho ancora provato, ho messo sulla mano, appena messo
senti un po' la sensazione fresca, che è la classica sensazione del quintale e mezzo di alcol che c'è dentro per seccare per far sì che questo gelettino con i glitterini si rimanga appiccicato lì per sempre, non ti vadano per tutta la faccia. Quindi ora non so sugli occhi se bruci o no, e da provare, vi farò sapere. Poi, ho voluto provare questa qui, che loro chiamano una matita 3 in 1. No, la chiamano 3 in 1 Extreme Contour Liner. Sì. Il numero non c'è scritto, comunque è quella blu. La particolarità è che è una matita angolata. Quindi vedete com'è carina? È angolata, quindi il gioco è che potete realizzare delle linee sottili o delle linee cicciotte a seconda se volete usarlo da ombretto. Questi non ci trovano niente, da ombretto o da eyeliner o da che volete. Ora, l'idea della mina così è carinissima. Infatti io oggi ho provato a metterla, molto carina e tutto. Vabbè, ora non si vedrà niente perché vabbè. Però secondo me il colore non è così intenso. Quindi la scrivenza non mi ha entusiasmato un granché. Infatti poi oggi sopra ho dovuto mettere un po' di eyeliner perché il colore è proprio pallido, pallido, pallido. Se a uno piace una cosa tenue, sì, carino, carino da base forse. Però ecco, una riga con questo non è che sia sto colore così intenso. Quindi secondo me è carina l'idea della mina, la scrivenza non mi piace. Però vabbè, la userò, vediamo un po' come si comporta pian pianino. Poi che vi faccio vedere? Ok, vi faccio vedere questa qui che è un bronzer. Questo si chiama un mosaic bronzer. Questo è lo shade 2, cioè in due tonalità. Questa è la seconda tonalità ed è tutti i colori in base fredda. Vedete? Quindi è un abbronzante, una terra abbronzante. Ovviamente col pennello si fa. Sì, prende. Ah, ecco, l'ho usato. Si prende con il pennello e te lo applichi in faccia. E carino, molto molto carino. L'inci ve lo faccio vedere, ma chi è per i prodotti diciamo, chi usa solamente prodotti con un inci verde, meglio che non vedete l'inci perché vi prende un infarto proprio così in diretta. Ci sono paraffine, petrolati, lo schifo dello schifo dello schifo. Ce la farò? Ok. Quindi all'interno c'è lo schifo dello schifo, quindi se non usate prodotti con petrolati dentro, lasciate perdere. Comunque il colore è carino perché volevo un bronzer che non avesse il solito sottotono arancione, perché ce l'ho la terra arancione, però volevo una terra con una base fredda, perché se vuoi fare un contouring vuoi anche un po' di un bel colorito che non sia proprio giallo. E come colore è veramente bello 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 bello. Secondo me questi colori sono carini pure da ombretti, alcuni sono proprio carini. Non è scimmerosa, c'è solo questa parte qui leggermente scimmerina, ma sul viso non è niente. Cioè non c'avete i brillantini così che riflettete tipo catarifrangente, insomma, no. Fa un effetto matte, molto carina, mi piace l'effetto. L'inci fa schifo, ve l'ho già detto. Però costo 3 pound e mezzo, mi pare di sì. Direi che sono 8,9 grammi. E niente, questa qua mi è piaciuta molto. La sto usando, è carina. Per ora non mi ha dato bolle né schifezze varie, però certo, non è proprio il massimo. Poi, se vi state chiedendo che colore è lo smalto, è questo qui, abbiamo voluto provare dei smalti della Mua. Io ho preso questo rosso corallo, eccolo qua, la base è calda, aranciata, è lo shade numero 4. Vabbè, non ce la faremo mai, mi sa. Vabbè, apprezzate lo sforzo. La dimensione è tipo questi della Mavala. Se avete presente questi piccolini Mavala, sono così. Questo Mavala è il 2, è il Madrid ed è in rosso in base fredda. E questo qua, se vedete, è un rosso in base calda. Ecco qui, corallo e più rosso. Questo è proprio rosso rosso. Eccomi, scusate, ma ovviamente è morta la batteria.
Dove ero rimasta? Ah, vabbè, la durata. La durata di questo smalto, devo dire che a me sta durando da un sacco di giorni, non si è rovinato per niente. Proprio è perfetto. Ora, non so se è la durata dello smalto in sé o se invece è questa qui, che è una base della New York Color che ho comprato tempo fa, l'ho trovata infatti in qualche post, mi pare, sul blog di acquisti. È una base indurente e è veramente fantastica. Io la uso sotto come base, poi metto lo smalto e poi sopra lo metto come, anche come top coat. E devo dire che gli smalti con questa base mi durano veramente una vita. Cioè, lo devo levare, ma perché è cresciuta l'unghia, non perché lui si sia sbeccato o saltato da qualche parte. Quindi l'accoppiata devo dire che è vincente. Anche con questo Mavala, usando questo da base da top coat, mi è durato una vita. Quindi io non credo che la qualità di questi due smalti sia la stessa. Però durano tantissimo. Quindi non so se è lui in particolar modo o se, ecco, è la base della NYC. La NYC, insomma, per capirsi. L'unica pecca di questo smaltino è che è carina la confezione, ma l'impugnatura è un po' scomoda. È un po' cicciottello, non è scomodo. Il pennellino è un po' sfigatello, anzi un bel po'. Cioè le setole tendono ad allargarsi, boh. Cioè stanno tutte così, insomma. Il pennellino fa pietà, andiamo al sodo. Il pennellino fa schifo, proprio una cosa orribile. Lo smaltino è carino in sé, il colore è veramente bello, bello, bello. Il colore mi è piaciuto tanto, anche il colore che ha preso Ilaria, che vi farà vedere sicuramente nel video, in un altro video sarà, vedrete che è un colore carinissimo. Molto molto bello. Quindi come colori ci siamo. Durata non lo so se è lui che dura o ecco appunto è l'accoppiata. Stesura fa pietà, perché il pennellino fa pietà, però insomma alla fine si riesce a mettere. Costo £1, quindi una sterlina, quindi siamo sull'euro e 50 neanche. 6,2 ml. Nell'inci non mi pare di aver visto formaldeide o cose un pochino o schifezze varie. Oddio, così visto al, non credo di riuscire a mettervelo a fuoco. Comunque sul sito c'è. No, non penso che mai nella vita ce la farò. Non lo so. Vabbè, ci abbiamo provato. Comunque sul sito ci dovrebbe essere l'inci. Sì, carini. Penso che ne proverò degli altri perché il colore mi ha convinto, l'asciugatura insomma è un po' lenta, però ecco, mettendoci sopra questo mi si asciuga pure subito. Questo coso è meraviglioso, veramente mi è piaciuto proprio tanto. Bello, magari ne farò un post al riguardo. Dunque, che volevo dirvi? Ah, ok, volevo farvi vedere che questi glitterini, no? Quelli là che ho messo prima, quelli verdi, e una volta asciugati, vedete, cioè, rimangono lì piantati, non si spostano di un millimetro. E vi ho messo questi due, che sono due eyeliner, questo è di Kiko e questo è della MAC, che sono tutte e due waterproof, che pure loro, per levarli, ho un macello. E per farvi vedere, ah, queste salviettine struccanti che ho preso da poco, che sono queste della Licia. Liscia, salviettine struccanti, tessuto bifase, doppia azione. Ah, quanto è bello, quanto è figo. Sì, per carità, però il problema è che bruciano in una maniera indegna. Cioè, io non riesco a usarle. Dice per pelli normali, io ho preso, ma ho parlato anche con mia cugina che le ha prese quelle per occhi sensibili. Dice che bruciano da morire pure quelle. Io non lo so, saranno i miei occhi. A voi bruciano queste della Liscia? Peccato che hanno un profumo divino. Ora vi faccio vedere tutta sta roba, tutta sta mondezza, passando la salvietta cosa succede, così vi do un'idea. E voilà, il resto se n'è andato tutto. Gli eyeliner waterproof non li levi neanche, no, per dirvi la resistenza. Niente, quello di Kiko ha ceduto un pochino, quello di MAC non si è scalfito proprio. Quindi per dirvi che questi eyeliner sono waterproof, quindi se pensate di levare il trucco waterproof con questa salvietta, niente da fare, cioè
dovreste scorticarvi lì per 2 ore le palpebre, ma insomma, non si può fare. In quel caso, niente, si passa un olio di cocco, olio di jojoba, olio di quel che vi pare, o comunque uno struccante bifasico. Niente, ecco, dopo aver scorticato la mano. Quindi tutto ciò per dirvi cosa, e sì, struccano bene il trucco non waterproof, odore buono, tessuto bifasico fa... vabbè, per ridere, perché è leggermente così... leggermente in rilievo, ma niente di eclatante. Però, ecco, bruciano da morire. Almeno a me bruciano da morire. Se non avete particolari problemi di sensibilità agli occhi, come vedete, il resto del trucco, quello non waterproof, e anche l'eyeliner in glitter, l'ho levato benissimo. E quindi, vabbè, niente, queste, insomma, queste serviette a me non mi hanno convinta. Anche a voi vi bruciano da morire. Sono queste blu della Licia nuove, bifasiche, non so se sono nuove, ma insomma io non le ho mai viste. Non ho una passione smodata per le salviette struccanti, però dal non struccare bene al non poterle avvicinare agli occhi che muoio, insomma, ce ne passa. E che vi voglio dire? Ah sì, che nell'ordine MUA, quando l'abbiamo fatto noi 2 settimane fa, c'era la promozione che se spendevi almeno 12 pound ti regalavano questa qui, la palettina, sembra tipo... yeah. La palettina, la Glamour Days, che questa avete già visto perché questa è la mia, quella che ho, quella che mi hanno regalato in un ordine che ho fatto prima di fare quello con Ilaria, è questa qui, non so se ancora la regali o no, molto molto carina, ora quella nuova ce l'ha Ilaria, quindi pure lei la proverà e vi saprà dire. A me piace tanto, mi ci sto trovando benissimo. Per le amanti dei matte, degli ombretti matte, ce ne sono 3 matte, di cui un marrone fantastico, un marrone scuro bellissimo, questo qui ottimo, e un rosa opaco e un color cammello, pure loro molto scriventi, molto molto carini. Eccolo qua il cammello, non so se si vede con qualcosa dietro, un rosa molto chiaro, carino insomma. Questa la regalavano, ma di solito fanno sempre che qualche cosa regalano negli ordini, ora non so se... Sapete, mi pulisco che ho fatto un macello come al solito. E non so se ancora la regalano, però ecco, normalmente regalano sempre delle palettine. Poi ora ne è uscita una nuova, che è sui toni naturali, però non mi ricordo come si chiama. So che è andata a Ruba, che è piaciuta tanto, che vuole essere l'imitazione della Naked. Tutti i colori caldi però sono, quindi la Naked 1. Colori freddi, nada de nada. Peccato, perché io adoro i colori freddi, quelli caldi, insomma. E quindi niente, basta, finito. Questi erano i prodottini MUA. Direi che in questo ordine, per ora, di eclatanti che mi sono piaciuti tanto sono il correttore, che mi ha veramente piacevolmente sorpresa, non pensavo, e la matita sulla ciglia si vede, questo bronzer. Il bronzer è molto carino come colore, ripeto, come ingredienti assolutamente no. E basta, vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima, ciao ciao.